risurrezione di Gesù e in questo grande memoriale lamenti per la pace del nostro paese, la libertà, la democrazia hanno dato la vita. Li affidiamo al Signore, così come ci affidiamo agli uomini che hanno generato la guerra per domandare a Dio le omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora i giudei si misero a discutere tra loro, perché la mia carne è il vero cibo e il mio sangue era bevuto. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, e anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia di darmi un pensiero molto semplice e breve del cammino che il Signore ha rito di manna che tu non conoscevi. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla schiavitù. Fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia possa offrire il sacrificio gradito a Dio, all'immensa carità del tuo figlio, perché la nostra offerta sia gradita a te, ci ottenga il perdono dei peccati e la pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore amante della pace, Dio di misericordia e di unità, tu hai voluto che il tuo figlio, obbediente fino alla morte di croce, umana attesa, nell'Eucaristia, testamento del tuo amore, pane di vita, tu ti fai cibo e bevanda spirituale nel nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Gesù Cristo nostro Signore, egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: lo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per mistero della fede. Celebrando in noi sia la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, come il degno nella speranza della risurrezione. Di tutte le vittime della guerra e dell'ingiustizia umana, e di tutti i defunti che si affidano alla tua misericordia, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, Santa Masio e tutti i santi, e in ogni tempo di furono per me, e in Gesù Cristo tuo figlio, canteremo la tua Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore.
amicizia, dal tuo cuore nasce, cerca in te la sfida. Sulla sempre con noi, oh Signore. Come viene? Da cosa ti fate? Thank you.
qui nel comune di Piedimonte San Germano i festeggiamenti del giorno della memoria. Infatti il comune di Piedimonte, in occasione del 64° anniversario della liberazione, ha deciso di istituzionalizzare il giorno della memoria nel 25 maggio, che di 64 anni fa, infatti in questo giorno fu liberata Piedimonte. Pertanto, attraverso la memoria storica e attraverso il giorno della memoria si vuole ricordare il sacrificio di tante persone e di tutte le vittime civili. Cari giovani, buongiorno a tutti. Benvenuti nella città di Piedimonte. Ringrazio per la presenza e per la partecipazione a questa cerimonia tutte le autorità presenti, civili, militari, religiose, diplomatiche, i delegati delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle vittime civili di guerra. Un particolare ringraziamento al signor prefetto dottor Cesari, al vescovo della nostra diocesi, monsignor Luca Brandolini, alle rappresentanze diplomatiche degli Stati Uniti e della Polonia. Un grazie per essere qui a tutti i sindaci e alle delegazioni dei comuni della battaglia, compreso con questo giorno di memoria che Piedimonte oggi istituisce. Io penso che voglio rendere grazie, diciamo, innanzitutto a coloro che hanno dato la vita per la nostra vita. Gentili signore, gentili signori, a nome di Sua Eccellenza Jerzy Chmielewski, ambasciatore della Repubblica di Polonia,